anche oggi si parte per un nuovo viaggio. Si va a Milano per registrare dei video in compagnia della crew, di alcuni membri della crew perché non siamo tutti. E adesso, come ogni volta, sto aspettando Murri che mi viene a prendere perché ritarda sempre. Ciao ciao ufficio. Ciao, ci vediamo tra 4 giorni. Ciao sedia di merda che tra qualche giorno la... la cambio. Probabilmente non vloggerò durante il tragitto Palermo-Milano perché è sempre la solita solfa: aeroporto, aereo, macchina, casa, perché abbiamo una casa e quindi ci vediamo direttamente in casa. Bella! Benvenuti nella mia casa a Milano. Siamo arrivati finalmente a Milano dopo un'ora, un'oretta circa, niente di che. Questa è la stanza dove dormiremo io e Murri. Questa è la stanza di Sbratto Crew. E poi... Sprint. Lo schifo della società. Comunque ragazzi, questa casa è veramente figa, ma la voglio affittare forever. Piccola ma caratteristica. Comunque ragazzi, siamo qui in questa casa. Ci staremo quante notti? 3 notti. Adesso stiamo ordinando Just Eat perché... Che cosa? Tu 4 notti? Qua? Quattro? Te ne sei fatta lungare? Un giorno. Prazzo sarà 4 notti. Noi 3 notti. Noi 3 notti. Adesso stiamo aspettando Just Eat per mangiare. Che mi ha preso wow wow. Wi-Fi, ottimo giro, sono male, ragazzi. Sto male, grazie di prendere. Sto malissimo. Sto malissimo, non riesco. È il nostro voce, in realtà. Brazzo non è venuto. No, se non c'hai banche, cose, a fregna. A fregna. Ah, ma non c'è parcheggio, o Stormy è cieco, o Stormy è cieco. Dove minchia è Stormy? Ma se sta dentro la macchina, che cazzo. Oh, ma che cazzo è? Ragazzi, stiamo cercando Stormy. Vediamo se c'è l'enjoy di ieri, che navighiamo nel miau. Stormy, dove sei? Ma lo chiamo, per un brutto cancio di Stormy. Chiama Stormy? Raga, fa troppo freddo su Milano. Tan, tan. Proprio quando devo mettermi io, cioè, viene un cazzo di camion di me. Oh, quanto fa freddo nella tua città, Stormy? Oh, che cazzo vuoi, Giampiero? Fa freddo. Questa è la mia macchina. Fa freddo. Lasciami in pace. Ti piace la mia macchina? Senti, no. Guarda, guarda. Suona anche da spenta, minchia che macchina cancella. Uguale. Ragazzi, siamo arrivati al campetto, tenuta da campo, che fa un freddo bestia, infatti tipo pantaloncini e tutto, è veramente raccapricciante. Dai Murri, non ce la farei mai tanto. Oh, perché non prendevi GTA? Fa caldo, Perché non prendevi GTA? Perché sono un povero di merda, non ho soldi. Schifo. Fate una donazione. Vai, donazione. Pica.92@gmail.it. Ragazzi, abbiamo finito, siamo stanchi, distrutti ma pieni di video. Abbiamo finito che c'è ancora domani, più caro Pietro. Ritorneremo domani, è vero Stormy? Pietro, vieni che ti do il titolo del video. Vai, andiamo a cercare il titolo del video, Stormy. Ma adesso proviamo. Con la sedia, aspetta. Ok, vai Stormy. Pronto, 3, 2, 1, vai. Epico. Non è uno scherzo. Finito male. Ci riprovo, vai. Vai Stormy, sei tutti noi. E Stormy, perché devi dimostrare che è autentica questa flip. Cazzo. La tecnica qual è Stormy? Lanciarla? Sì. No, dal mezzo, dalla parte rotta. È rotta già. Ma non si fa così. Pietro, ma la stai distruggendo? Sei pazzo. Oddio, Pietro. Ragazzi, sono qui dentro la mia Enjoy, la 500 fantastica, e come ogni volta che vengo a Milano è di rito andare a trovare lo zio. Sono da solo, vi accendo la luce perché non si vede un cazzo, non cambia niente perché queste 500 sono una merda. Però sto andando da mio zio, devo fare velocissimo perché tra poco mi parte il treno e poi devo andare praticamente a Como per 10 minuti per poi ritornare di nuovo a Milano. Cioè, un pazzo, solo perché devo consegnare una busta, doveri familiari che si fanno pur per amore. Sono stanco, parlo piano perché Brazzo e Murri, come avete visto, dormono. Ho appena finito di montare il video di domani, un video su GTA 5, mi mancano 25 minuti per finire il render. Aspetto che l'upload finisce e poi domani un'altra giornata di registrazioni. Buonanotte. E dopo il sonno di questa notte che abbiamo appena visto in una clip precedente, il nostro caro Murri si è addormentato stanotte.
il nostro caro Murri si addentra a mangiare pane e fesa. Necessito di un apporto proteico adeguato. Bisogno di condurre una dieta iperproteica. Come minchia sta facendo questo panino, scusa? Ah minchia, ma questa caccio mangio, ma posso fare pronto al culo. Coppa, perché sta facendo double pane e nel mezzo ci sta mettendo niente? E alle 8 del mattino si mangia pane e fesa di tacchino. Minchia un po', aspetta che bello questo orecchio. Mentre mi preparo, mi preparo con voi, come le fashion blogger che si truccano quando fanno i video. Mangiatevi la fesa. Comunque, adesso si va al campo a registrare altri video e poi di pomeriggio una cosa per lui. Ormi, dove ci stai portando? Vi sto portando in un posto losco perché dobbiamo registrare un po' di sfide che vedrete tra un po'. Bello. Guarda come guido, proprio fast and furious. Esatto, guarda, con la mano con la mano così. Ci manca che ti si accosta Paul Walker, bacia l'anima sua e ti dice oh. Abbiamo finito di registrare le nostre challenge che vedrete tra qualche giorno sui nostri rispettivi canali. Siamo stanchi, il Brazzo come sempre è nudo in sti vlog. Una cosa importante che ci dirà Camper. Che cazzo ha Spawn? Dov'è? Che fine ha fatto? Ricorderemo questi giorni come i giorni più fortunati di Spawn. Sole 48 ore, ha perso un portafoglio e la salute. E la salute, cioè, raga, Spawn ha perso il portafogli e non è uno scherzo. Cioè, lo potrei mettere nel titolo. Spawn perde il portafogli, non è uno scherzo. E stamattina si è svegliato tipo bianco, cadaverico, mal di pancia. Infatti se ne sta andando a casa. Ragazzi, Mori non sta a fischiare con le orecchie, sì. Stai fischiando normale così? No, è così. Più giù. Sì, compa, tutte le dita in bocca, dai. Tutta in bocca, zicca. Come? Ah, sì, dai, più dentro. Così, ah. Porco. Scendiamo, stai così ancora. Infatti, Castro. Scusa, papà, un braccio. Ah, questa volta ci do mica, visto che era accesa qua. Il video sempre storto, sai, non ti posso fare. Bellissimo. Stiamo andando a comprare dei fogli per poi fare una challenge. Buongiorno, ragazzi. Non so se sarò messo a fuoco, ma sicuramente sono sovraesposto. Ma siamo qui a Milano, stiamo cercando una fantastica Enjoy. Ma lo sai che è chiuso? Sì, stiamo cercando un Enjoy perché stiamo andando al Duomo a registrare. Cazzo, ragazzi, l'abusivismo esiste anche a Milano, incredibile. Stiamo andando a cercare, appunto, stiamo andando a registrare appunto un trollare per Murri. Qual è il tuo dress code per stasera? Il mio dress code sarà entrare, urlare bestemmi e andarmene. Il dress code è come ti vesti, deficiente. Ah, mi sembrava un codice tipo di accesso. No, come ti vesti? Ah, mi vestirò così, perché non ho più niente, quindi ormai sono qui, che cazzo mi domani. E sei super? Nervoso. E? Pazzo. P? Piccolo. Po? Povero. Quanti euro hai? 0, 2. E anni? 2. E come sei? Piccolo. Ma stai guidando? Dove ti sto portando, Giorgio? A fare i miei video, così guadagno e tu no. Ragazzi, siamo in macchina, siamo stati al Duomo. Non sto guidando io stranamente, finalmente, ma sta guidando una persona abbastanza particolare. Oh. Babbo Natale, dove ci porti di bello? Va, un po' dove volete voi. In realtà prima di andare al Polo Nord facciamo tappo un attimo al Sud Italia. Ah sì? Sì. Tu sei abituato a guidare le renne e le slit, non una macchina a motore. Ma Babbo Natale può decidere anche se sopprimere una renna, giusto? Perché tu sei una renna difettosa. Sei una... Che è le stampelle? Che fai con le stampelle? Perché abbiamo fatto un danno al campetto. Ehi, Stormi. Sembri... sono aggiunte due gambe. Sembri un bambino. Ragazzi, siamo qui, stiamo firmando la nostra condanna a morte. Stormi sta procedendo a firmare. Quando morirai, Stormi? Dove quando c'è scritto? C'è scritto l'1/12/2000. Oh, cazzo, oggi! Ciao, Stormi. Sembra una pasticca di viale. All'aeroporto in tempo, siamo in ritardo. Dai, siamo in ritardo, fra mezz'ora c'ho l'aereo. Figa, veloce. Devi correre. Mannaggia. Stiamo in macchina di Stormi, c'è il disagio, fra mezz'ora partiamo. Togli quella camera dove vedo lo specchietto e devo superare, mannaggia a te, vedi? Cancro. Suca, 140.000, suca. Per l'aeroporto presto dobbiamo guidare veloce. Dai, a destra, Stormi. No, adesso giro a destra. Sì, da destra. Dai, freccia a destra. Dai, il semaforo. Andiamo a destra. Il semaforo. Applauso. Vai. Gli avranno cantato almeno un milione di volte. Mi speri che si offenderà nessuno. Se parlo, mon cicin a cadere.